Ciao Belli. Uh, welcome back to Italian lessons with Seva. Uh, today we're going to talk about the Italian verb fare. fare. Fare means to do and to make, but it has, has other meanings and other usages and we're going to discuss them today. Um, the irregular verb fare. So let's see the conjugation. Uh, fare. Io faccio. Io faccio. Tu fai. Tu fai. Tu fai. Then we have Lei fa. Lei fa. Lei fa. Lui fa. And lei fa again. Lei, you remember that she also is lei. Uh, noi facciamo, noi facciamo, noi facciamo. Voi, voi fate, voi fate, voi fate a uh, loro, loro. Fanno loro fanno l'oro fanno. Okay. Uh, so let's do a little uh, practice. I'm going to give you the subject pronoun and you are going to uh, give me the correct conjugation. Okay? Let's start. Io. Io. Did you say faccio? Perfetto. Ben fatto. Uh, adesso, tu, 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 fai, did you say fai? Perfetto, ben fatto, grazie. Uh, noi, 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 did you say, facciamo? Bravo, bravo. Uh, finalmente loro, loro. Did you say fanno? Bravo, grazie, ben fatto. So now let's do uh, another exercise. I'm going to give you a sentence and you are going to uh, conjugate the verb fare according to the subject pronoun. Ok? Siete pronti? Siete pronti? Benissimo. Numero uno. Numero uno. Che cosa tu oggi? Che Cosa tu oggi? Did you say? Che cosa tu fai oggi? Che cosa tu fai oggi? Molto bene, ben fatto, grazie. Uh, numero due. Io. Il dottore. Io. Il dottore. Io faccio il dottore. Did you say faccio? Molto bene, grazie. Ben fatto. Io faccio il dottore. Il numero uno means what are you doing or what do you do today? And number two means I am a doctor. Uh, io faccio il dottore. Know that in Italian that verb fare also is used for. Um, The profession for telling uh, what uh, somebody does. Uh, now, uh, numero tre. Numero tre, siete pronti? Uh, Fabio, il dottore. Fabio, il dottore. Fabio, il dottore. Did you say fa? Perfetto, ben fatto. Grazie, ragazzi, ben fatto. Uh, it means Fabio is a doctor. Uh, numero 4, numero 4. Uh, numero 4, se va il professore di spagnolo. Se va il professore di spagnolo. Se va il professore di spagnolo. Eh? Se va fa il professore di spagnolo. Se va fa il professore di spagnolo. Molto bene, grazie, ben fatto. Seva is a, a Spanish professor. Uh, numero 5, numero 5, Loro, loro gli esercizi. Loro gli esercizi. Loro gli esercizi. Did you say loro fanno? Bravo, bravissimi. Molto bene. Ben fatto. Loro fanno gli esercizi. Means they do the exercise. Um, noi non il pranzo per tutti, noi non il pranzo per tutti. E numero 6, no, noi non il pranzo per tutti, noi non facciamo, did you say facciamo pranzo per tutti? perfetto, grazie, ben fatto. Noi non facciamo il pranzo per tutti, we do not make or prepare the lunch for everyone. Uh, numero 7, numero 7, tutti, progetti, tutti, progetti. did you say tutti? Fanno progetti? Perfetto, ben fatto, grazie. Tutti fanno progetti. Everyone works on a project. Everyone does a project. Uh, molto bene. Il numero 8, il numero 8, il numero 8. Lei la cuoca. Lei la cuoca. La cuoca. Lei fa la cuoca. Did you say fa? Perfetto, molto bene. Lei fa la cuoca. Uh, adesso il numero 9. Numero 9. Numero 9. Lui molti progetti per uh, l'avvenire. Lui molti progetti per l'avvenire. Lui fa molti progetti per l'avvenire. Lui fa molti progetti per l'avvenire. Did you say fa? Molto bene, grazie, perfetto. Uh, he uh, does many projects for the future. Um, numero 10. Numero 10, uh, noi non niente. Noi non niente. Noi non niente. Did you say noi non facciamo niente? Perfetto. Noi non facciamo niente means we do nothing. Please note in Italian, double negative. It's not uh, an incorrect thing to say, it is a must. It has to be double negative. In English, it exists as a substandard. In Italian, it exists as uh, the correct and the only one. Correct way to express something so it is noi non, uh, noi non facciamo niente. Grazie ragazzi, uh, ci vediamo presto. Ciao ciao uh, stay tuned. We'll see you soon. Ciao.